Oggi il Consiglio regionale si è espresso in maniera chiara contro un progetto di impianto a biomasse nella zona di Campiglione di Fermo. Tra le mozioni presentate anche la sua. Sì, da mesi ho presentato una mozione che finalmente oggi abbiamo discusso insieme ad altri in una proposta di risoluzione unitaria. È un successo di tutti i cittadini, soprattutto del Fermano, ma di tutti i cittadini delle Marche, che non avranno, insomma, un mostro di dimensioni enormi, anche se la centrale si tratta di centrale a biomasse, in una vallata bella come quella della Valtenna, in una zona come quella di Campiglione e soprattutto in prossimità probabilmente di un ospedale, visto che sarà lì a dover essere costruito l'ospedale di rete. Si è detto che senza un provvedimento di via, cioè di valutazione di impatto ambientale positivo da parte degli organi preposti, cioè in particolare la provincia, che per ben due volte la provincia di Fermo invece ha dato parere negativo, la regione non può procedere a dare l'autorizzazione né riavviare il procedimento. Ci sono contenziosi in corso, vedremo che fine fanno, ma intanto la volontà politica espressa ad oggi è molto molto importante, quindi una vittoria dei cittadini e non delle intimidazioni risarcitorie, minacce risarcitorie che troppo spesso le aziende fanno e utilizzano quest'arma per diciamo coartare o quantomeno condizionare la volontà dei politici.